Sindaco, a questo punto qua, se da qui è, sì,
se da dire semplicemente. Adesso te l'ho corretta a mano perché mi avevi detto che hai identificato, hai detto 8.000. Sostanzialmente il Movimento 5 Stelle chiede che il sindaco si faccia, diciamo, onere o per proporre alla parrocchia di donare la metà di questi oneri che percepirà, cioè di 20.000, adesso sono 10.000, perché prima avevo scritto 14.000, sul conto che abbiamo aperto tutti insieme, cioè che avete dato voi per il discorso dei terremotati. Se magari il sindaco può chiedere alla parrocchia se di questi 10.000 che percepisce, 20.000, la metà li ridona ai terremotati delle mille, visto che lei è un problema grosso, che insomma credo che in questo momento sia un bel gesto che insomma fa onore a chi lo fa e insomma dà una mano a quelle persone che insomma che effettivamente in forte difficoltà. Ecco, questo io chiedo se il sindaco ti puoi fare carico di queste istanze che noi chiediamo, non so, di natura, ecco. Metterò la comunicazione sicuramente. Ok, grazie. Sì, ecco, questa è la comunicazione, perché il sindaco fa... Sì, ma infatti io... Per legge dobbiamo seguire allo stanziamento... Nell'istanza c'è scritto che il Movimento 5 Stelle chiede che il sindaco si faccia parte attiva per proporre, è chiaro che c'è la parrocchia e la parrocchia che decide se farlo oppure no. No, è corretto. Non è un'iniziativa mia, gliela consegnerò. Attenzione, che prendi a ramando. No, perché è sempre facile consigliare con gli interventi degli altri. Ma sì, la guarda che la mia non ha assolutamente nessun gioco. Infatti, nessuna vendita provocatoria, non c'è nessun storico. Ti sto dicendo solo che, visto che la quota è interessante, se metà è la gola qui, è una proposta che noi facciamo. Se poi lui dice, la parrocchia dice di no, nessun problema, ha tutto il diritto di tenersi tutti, visto la legge regionale, sapete. Sì, no, può esserci questo, la legge regionale dice che tipo di lavori devi fare e io in base a quelli ti do minimo 8%. Chiaramente adesso siamo in un periodo dove parleremo con il punto successivo un po' particolare, quindi magari suggerire anche alla parrocchia di rendere le chiese più sicure non sarebbe male, oltre che darle cuore. E per i residui invece saranno in caso di previsione già o ci saranno passaggi? No, non ci abbiamo altri passaggi perché facciamo un punto in giunta, quindi c'è una delibera. Sì, lo farete sapere.
indicato. Ah, no. Ecco, gli alpini devo dire che stanno muovendo comunque autonomamente, fanno anche loro una raccolta in baita, anche se poi gli interventi vengono stanziati sempre al centro da questo punto di vista. Abbiamo raccolto un'ulteriore iniziativa che è stata fatta dall'ex assessore Marconcini, che ci aveva indicato un ulteriore comune come indicazione di richieste generiche di tovaglieria o altre cose per un campo. Domenica credo che il consigliere Parconi sia andato a consegnare questo primo carico assieme appunto a Marconcini. Credo sia sì, era vicino comune, sì, sì. Cosa molte mezzo sono andate a fare. Gli alpini hanno già fatto più consegne nel campo. In sostanza noi ci siamo fatti carico di essere tramite con la coppiatura che ha fornito acqua imbottigliata che l'ha portata giù, i produttori di riso del Basso Veronese che hanno dato una serie di consistenti aiuti materiali che sono stati appunto portati giù, le tellerie e le vigerie delle grosse aziende sono state date da un altro centro commerciale di Nogara che ha messo a disposizione l'ultimo intervento che abbiamo fatto, abbiamo concordato con l'Unicredito, cioè che è la nostra tesoreria, un conto corrente bancario sul conto solidarietà che abbiamo aperto come comune di Nogara da questo punto di vista e è a costo zero, cioè nel senso che non ci saranno commissioni su cui convoglieremo eventuali contributi spontanei. Dicevo stamattina ai capigruppo che l'intenzione sarebbe quella che questi fondi raccolti andassero poi direttamente consegnati a mano, per essere chiari, con una formula che decideremo, cioè o direttamente a un sindaco o direttamente alla protezione civile degli alpini di un comune individuato. Questo vediamo, lo decideremo assieme, ci sono anche perché non è fondi per quanto riguarda il nostro gruppo. Devo dire che siamo assolutamente soddisfatti dal punto di vista della rendicontazione perché gli alpini stanno facendo un ottimo lavoro dire qualcosa su questi primi interventi. Vi do un'ulteriore notizia, abbiamo già una serie di famiglie che sono alloggiate nella nostra comunità, quasi tutte parenti o amici o altro che si sono insediate qua, c'è stato un cosiddetto evento. Dietro per chi l'ha fatto, perché la famiglia è anche nato, insomma, è nato un bambino a Nogara che può dire la carta. Non c'è danno, perché devo dire che lo fermo come viene strutturato. Abbiamo dovuto indicare tanto. Ci sono interventi. Volevo solo dire due cose, innanzitutto ringraziare tutti i gruppi consigliari perché hanno risposto immediatamente in maniera positiva alla richiesta di uniformare quello che sono gli aiuti per queste persone che hanno bisogno. E qua ringrazio tutti, Falco, Pezzi, Montemeri, Mirko, per la disponibilità data anche alla diffusione della notizia di questa raccolta, eccetera. L'importante è raccogliere, come diceva Sindaco, e indirizzare verso punti ben determinati, perché sennò a volte si viene anche a creare della confusione nei campi e dove sale finalizzare bene l'aiuto che si vuole dare. Una cosa volevo comunicare che comunque abbiamo con il comune di Solgar e il Gallo Veronese, insieme al presidente del gruppo Alpini di Nogara e al responsabile della protezione civile del gruppo della zona isolana, abbiamo fatto un gruppo di lavoro che ci troviamo, ci sentiamo regolarmente ogni giorno, ci troviamo almeno una volta a settimana per fare un po' sulla situazione, delle cose raccolte, di cosa serve, di cosa non serve e di cosa va via. La mia volontà che ho capito dal lavoro di questi giorni che sarebbe molto utile creare sia il gruppo per tiro che ho già creato, però sarebbe anche utile creare qualcosa che mantenga viva l'attenzione sul problema dei terremotati, perché cosa succede? Finché i telegiornali
grandi danno ampia notizia, hanno ampio spazio a notizia, va tutto bene, poi dopo le folle viene chiamato. Allora se fosse possibile, magari se qualche d'uno si offre, qualche anche cittadino, assieme magari ai gruppi consigliari o all'assessore della cultura o chi per esso, vuole organizzare qualcosa, si possono organizzare delle manifestazioni, delle raccolte, per organizzare delle raccolte, sarebbe una gran bella cosa che poi dopo viene tutto depositato sul conto corrente e poi dopo distribuito a seconda delle necessità che ci si porranno davanti. Insomma, vi invito un po' tutti a pensare a qualcosa. Adesso il 1° luglio so che ci sarà uno spettacolo da un gruppo qua di locale che farà qualcosa per raccogliere i fondi. Se però qualcuno ha conoscenze o voglia organizzare qualcosa finalizzato alla raccolta di fondi, sarebbe benvenuto, insomma, sarebbe un'idea positiva, ecco, quella lancio una proposta e chi la vuole cogliere sa che io posso essere a disposizione, nel senso di, però come organizzazione, vedere di fare qualcosa, insomma. Prego. Si voleva innanzitutto elogiare comunque il mondo associativo di Nogara, perché effettivamente si è subito mosso e ha risposto presente, non c'era nessun di merito, però chi l'ha seguito per quanto riguarda il nostro gruppo, la persona che riferimento infatti era Marconcini, ha gestito proprio anche molto bene l'iniziativa iniziale che avevamo proposto e che dopo giustamente concluì quella a più ampio raggio dell'amministrazione comunale. Però effettivamente i primi giorni sono stati abbastanza difficoltosi, perché notavamo che anche le proposte nostre di aiuto si scontravano con una situazione che proprio per la calamità abbiamo tenuto era difficile da gestire anche un eventuale aiuto. I giorni successivi ovviamente si sono un attimo organizzati, anche quando le scorse hanno iniziato un attimo a diminuire, però il mondo associativo nogarese ha risposto veramente bene e penso che per una volta c'è stata anche una vittoria politica di Nogara, nel senso che ci siamo tolti tutti, come era doveroso fare, le vesti di appartenenza e abbiamo cercato di fare un ragionamento di insieme, si è visto effettivamente concretizzato non solo nel conto corrente ma in tutte le iniziative che si stanno portando avanti. Mi sento di fare, perché come l'ho sempre fatto anche quando amministravo Riviera, mi sembra giusto farlo anche adesso, un ringraziamento comunque elogiare anche l'operato di Tregnago come capogruppo comunque di maggioranza, ma anche perché tessuto un attimo le fila di tutti i vari discorsi che ci siamo fatti. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, eravamo appunto perfettamente in sintonia sul fatto del calo di attenzione. Finché le scorse sono tante se ne parla, adesso si è visto che 2 o 3 giorni fa c'è stata la scorsa della notte scorsa, ma non avendo procurato fortunatamente danni di una certa entità, rischia già nei televideo di passare già in terza quarta notizia. Quindi il rischio è che si dimentichi facilmente. Noi speriamo che l'appello fatto anche in quei territori da Napolitano, che ha detto cercherò di ricordare a chi di dovere, se dovesse diminuire l'attrizione, che non solo Milano ma anche tutto l'altro territorio comunque interessato, merita aiuti non a giugno del 2012 ma nei prossimi mesi, speriamo che effettivamente questo abbia una concretizzazione. Per qualunque tipo di iniziativa siamo ovviamente a disposizione, se avremo anche noi la possibilità di sentire qualcuno di qualunque tipo che possa essere interessato a promuovere qualunque tipo di cose, tutto va preso in considerazione, perché anche dal messaggio di 2 euro alla protezione civile fino ad arrivare alla donazione comunque spontanea, tutto serve. Sicuramente mi sento di dire, non per togliere niente a nessuno, ma proprio perché è stata forse l'unica associazione dove fisicamente ci sono andato, è stata proprio quella degli Alpini martedì della settimana scorsa, e ho visto che hanno messo in piedi proprio un'organizzazione che mi ha lasciato stupito, perché una catalogazione di tutto quello che è stato consegnato, sono stato lì una mezz'oretta, proprio vedere con che dedizione è stata fatta, penso che sia stata proprio una bellissima risposta, una bella fotografia che ha dato Nogara in un momento di piena emergenza, che adesso è successo a 20 km di distanza, ma fa capire come non sia tanto distante neanche per noi. Quindi Nogara in questo caso è stata veramente unita e questo fa bene a tutti. Si aveva accennato prima in agosto, anche stanno muovendo alcune associazioni per organizzare alcuni eventi per la raccolta di fondi, e c'è quella del 1° luglio che organizzerà un'associazione di danza, un spettacolo
cercare di coinvolgere più gente possibile. E stiamo vedendo anche con altre associazioni se ci riusciamo, questo non è ancora ufficiale, però stiamo cercando di organizzare magari verso settembre, con qualche partenariato alta tensione, uno magari una, diciamo così, una maratona, comunque una serie di spettacoli di musica rock, vediamo qualche volta anche questi giovani. E anche qua aperto ad ogni iniziativa che può venire anche dalla pubblicazione, non c'è nessuna conclusione. E un complimento anche da parte mia, da parte verso gli alpini, che stanno dimostrando veramente, veramente grandissimi, grandissimi veramente, perché stanno coordinando una situazione non facile nel miglior modo possibile. Nogara, come è stato già sottolineato, si è dimostrata unita, molto solidale, e per forza che quando lo vogliamo siamo un grande paese. Quindi questo ci serve anche per l'azione, anche per il futuro, anche per altre cose. Ma non voglio ripetere sostanzialmente quello che ho detto loro, condivido tutto, anzi. Bravo a Pergaro, insomma, ha messo in piedi, insomma, è stato uno dei primi, insomma, ripartito con insomma, queste idee, quindi va benissimo, anzi, giustamente è giusto tenere attenzione sul fatto che poi, come sempre, come all'Aquila è già successo, che poi si dimentica e poi qui è un po' la massima, e andiamo avanti, facendo delle cose che è. Quindi, da parte del mio gruppo, insomma, penso ci sia stata la massima disponibilità, insomma, quello che si può fare lo facciamo, anzi ci metteremo anche noi in moto per vedere se qualcuno vuole fare qualche manifestazione, insomma, a scopo benefico, insomma, tutto le cose, ecco, per portare l'acqua, diciamo, allo stesso mulino, per questo dai una mano per popolazioni là. Proprio ieri uno del mio gruppo è andato giù a fare un giro e portare delle cose, mi diceva che la desolazione è tanta, insomma, è Mirandola, è andato proprio Mirandola, la desolazione, insomma, è tanta, sono un sacco di tendopoli e adesso, insomma, è la problematica, perché adesso con il caldo sotto le tendopoli è caldo, insomma, sotto le tende è caldo, anche lì, insomma, per dire, Marco ha scambiato, è stato lì più di un'ora e ha parlato con varie persone in loco, e loro hanno questa paura, appunto, che si replichi il discorso dell'Aquila, che poi nessuno più parla, nessuna più trasmissione parla di questa cosa, nessuno più, cioè, finché, infatti mi diceva che i giornalisti sono quasi tutti spariti sostanzialmente. Quindi, ecco, per chiudere, appunto, cerchiamo almeno noi di tenere vivo, insomma, questa cosa, perché speriamo che le finisci in Brescia, però appunto come fai di essere di un'altra. Sì, speriamo che, insomma, sia la fine fuori dalle scatole. Grazie. Sì, due cose da guardare poi sul concreto. Intanto, adesso sono finite anche le scuole. Due più uno punti di raccolta, cioè gli alpini e il capannone di Vascherotto e il capannone.
comitato regionale dei lavori pubblici ha emanato una richiesta poi di monitoraggio, anche questa di eventuali dissesti, per verificare iniziative che non abbiamo poi capito bene quali possono essere. Si ventilava il fatto che una parte dell'IMU potesse essere devoluta alla riparazione di dissesti, soprattutto degli edifici pubblici, anche se poi non abbiamo notizie particolari che questa iniziativa stia andando avanti, però noi comunque faremo questo monitoraggio sulle cose che abbiamo detto e le manderemo all'assessorato regionale. Altre iniziative particolari che nel pubblico ci sono state, non sono state una zona che tutto sommato, pur essendo molto vicino al sisma, non sembra aver creato grandissimi problemi strutturali da questo punto di vista, anche se devo dire che avendo anche vissuto in prima persona contatto con le comunità, la scuola e quant'altro, il senso di panico era avvertibile e quindi possiamo anche capire chi vive poi in quelle terre montate, perché anche io poi dopo, io ho vissuto in prima in diretta per vari motivi, le scosse, e devo dire che per un certo periodo ogni volta che guardavo in giro mi sentivo un minimo di tremore anche interno, probabilmente dovuto a una sensibilità che viene acquisita con le scosse. Quindi mi rendo perfettamente conto di quale può essere il disastro della zona terremotata. Io credo che io lascerei anche un attimo di consolidamento della situazione, perché già oggi ci sono problemi di gestione dei campi, abbiamo visto sia per notizie dirette che indirette. E quindi, passata la fase dell'emergenza, c'è la normalità dell'emergenza in questo momento. Quindi, credo che ci saranno, dovremmo essere molto attenti, pronti a cogliere eventuali necessità, anche evidenziando poi necessità e possibilità di alloggio nostro, se andasse a lungo la questione e poi l'alloggio delle tende si dimostrasse difficile da sostenere da parte della popolazione, verificheremo poi eventuali azioni possibili. Ecco, la mia impressione è che oggi dobbiamo essere attenti e disponibili, oltre a fare quello che si fa già, per cogliere le esigenze che vengono dalle zone terremotate, quindi disponibilità anche da questo punto di vista per riuscire a fare degli interventi. Io vi proporrei anche tra, non lo so, adesso vediamo, tra un mesetto, 20 giorni, cose di questo genere, sempre già programmare, per chi vorrà consigliarmi un'uscita nelle zone terremotate, andando a vedere i punti dove noi stiamo convogliando